Buongiorno, allora siamo a Milanello per Carta Canta Web, siamo qua ai cancelli, stiamo per entrare in conferenza stampa, abbiamo qua un collega, Elio Arienti, che ne ha viste di tutti i colori in Italia e nel mondo, a parte i mondiali, argomento di questi tempi. Oggi invece giorno di raduno, è una giornata un po' strana, Elio, perché combinazione oggi, 9 luglio, siamo in una situazione ancora di incertezza. Ma vedi, vorrei fare una differenza fra il Milan di quest'anno e il Milan il raduno di quest'anno e la 2 dell'anno scorso. L'anno scorso con 11 acquisti e quant'altro eravamo intorno ai 5-6 mila tifosi. Oggi senza acquisti, con una società che è allo sbando al momento, speriamo che non sia ancora per tanto, se arriviamo a 1000 sono tanti, speriamo di arrivare a 1000, quindi questa è già una grossa differenza. Sì, a difesa insomma della poca affluenza possiamo dire che l'anno scorso arrivammo dopo la conferenza a casa Milan e c'erano i tifosi ad aspettarci. Oggi conferenza qua e poi arriveranno, forse speriamo, i tifosi, perché l'allenamento è previsto per le 17:30. Però che aria si respira? No, non è una bella aria, ragazzi, non chiedetelo a me, casomai chiedetelo ai tifosi, ma non è una bella aria, evidentemente i tifosi sono preoccupati, la squadra è sempre quella dell'anno scorso, ci sono problemi a livello societario, speriamo, ripeto, che si risolvano velocemente, però purtroppo l'aria non può essere di euforia, c'è un po' di desolazione da un certo punto di vista. Per Gattuso è un compito in più, un ostacolo in più a radunarli oggi, chi ci sarà, perché gli altri sono via per i mondiali, ma lui dovrà metterci ancora qualcosa di più. Sì, beh, chiaro che lui ci deve mettere qualcosa di più e ha voglia di metterci qualcosa di più, però vorrebbe anche qualcosa di più da parte della società. Il problema è che anche ammesso che si risolvano determinati problemi e che a metà luglio, fine luglio, si cominci a fare un minimo di mercato, il problema è che i giocatori sono quelli che sono, cioè il meglio è già andato e quindi devi prendere, non dico la fuffa, per carità, ma devi prendere quello che rimane, che i giocatori che purtroppo non ti fanno la differenza. Vincenzo. Elio, ciao. Si capisce che non dovrebbero arrivare i grandi campioni, a meno ad oggi, poi non si sa con la società del domani, ma quelli buoni che ci sono, secondo te, rimangono? Tutti, a meno che non arrivino i cosiddetti tanti soldi che non si possono rifiutare, l'assegnone, ecco. Secondo me rimangono tutti, d'altronde Bonaventura si è già espresso, Romagnoli si è già espresso, lasciamo stare Cutrone che ha la maglia dipinta addosso, Bonucci si è già espresso, quindi mi pare che il meglio di questo Milan al momento abbia voglia di restare. Facciamo finta che domani c'è una partita importante. Secondo te, nella porta del Milan, da chi viene difesa? Io continuo a insistere, secondo me, Donnarumma. La penso anch'io come te. Un saluto a tutti da Milanello, ci sentiamo presto con altri colleghi.